Ciao bella gente, benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi, anzi ieri, ho fatto una maschera spaziale per i capelli ricci, soprattutto per i capelli secchi, danneggiati, ricci, se volete una flessibilità, se volete volume, che non appesantisce tanto i capelli. Questa maschera è favolosa e soprattutto aiuta anche la ricrescita dei capelli. Durante il video, e anzi la fine video, durante il styling, vi faccio vedere un segretuccio che veramente funziona da Dio per i capelli, che aiuta alla ricrescita. Mia sorella aveva dei problemi di perdita di capelli in questa parte qua, l'ha usato tutti i giorni per un mese, ha avuto un cambio pazzesco, mi sono cominciata a crescere i capelli, quindi ho detto perché non lo uso. Io lo usavo spesso, ma ho smesso, adesso sono tornata e ho cominciato a rifarlo perché con il cambio di stagione cadono tanto i capelli. Quindi La preparazione è molto semplice. Io ci avevo l'infuso di rosmarino già pronto, una tisana di rosmarino. L'ho messa a fuoco lento, ho aggiunto 2 cucchiai all'incirca di avena. Non sapete il beneficio che c'ha l'avena sui capelli, su tutti i tipi di capelli, ma soprattutto i capelli ricci, secchi e danneggiati. Le dà una morbidezza spaziale, elasticità pazzesca ai capelli ricci. Io l'ho provata e riprovata, va benissimo anche per il viso, per il corpo. Chi ha la pelle molto secca è molto molto idratante. L'ho lasciato un po' a bollire, ho aggiunto qualche goccia di olio di lino. Potete utilizzare l'olio extravergine, però purtroppo costa un'ira di Dio, possiamo usare l'olio di semi. Ho aggiunto qualche goccia di olio di cocco e lo giro, lo faccio bollire un pochino, non tantissimo, e poi dopo frullo il tutto e la nostra maschera è pronta. Io l'ho fatta un po' liquida perché è molto più facile da praticare e di adesso applicare. la applico sui capelli. Adesso mi tolgo la maglietta. Guarda, l'altro giorno ho messo questa collana qua che me l'aveva regalata una ragazza, si chiama Antonella, era mia cliente del lavoro, ha saputo che era mio compleanno e me l'ha regalata. Che tenera, da una vita che non la vedo, non ho su contatto per cercarla. L'altro giorno, mezza la roba, l'ho vista e me ne sono ricordato tanto, tanto, tanto di lei. Che tenera. Allora, adesso vado ad applicare la mia maschera senza, tentando di non bruciare, però andiamo ad applicarla. Io la applico con il cucchiaio, cerco di separare. Mi ha strellato tutto. E il giorno dopo, come vedete, come si è seccata. Adesso vado a lavarmi i capelli. Eccomi. I capelli, non neanche la voce al mattino. Adesso cominciamo col styling. Questo qua è il mio segreto. Ho fatto un'infusione, un infuso di rosmarino. Allora, lo metto sulla radice. Per questo styling vado a usare il Novex. Sapete che io ce l'ho da un po' e comunque le creme o i trattamenti che uso per i miei capelli mi durano un sacco. L'avevo pagato 7 euro e qualcosa, credo, se non sbaglio. Allora, il vantaggio che ha questa crema è quello che non impesantisce tanto i capelli, quindi non li rende unti, anzi li dà la libertà di volume e quindi non li fa tantissima definizione,
però li dà tanto volume. La durata di questo trattamento dura circa tra il 2 e il 3 giorni, poi dovete mantenerli. Il prossimo video vi faccio vedere il prodotto che comprerò per il styling per i miei capelli. Comunque vi porterò con me questo negozio dove compro tutti i prodotti per i capelli ricci. Comunque non so se prenderò la stessa marca ma con ingredienti diversi o prendo un'altra, poi dipende delle offerte che ci sono. Per questo styling ho deciso di utilizzare il flexi brush e ho delle occhiaie che veramente sono terribili, però sto mettendo dei soldini da parte per poter farmi il trattamento di acido ialuronico che ho fatto 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, che lo rifarei se potessi, perché veramente veramente è una cosa favolosa, vi cambia davvero il viso. Per chi non ha visto il video vi lascio il link sopra dove ho fatto questo trattamento, che non fa nessun dolore, non ha nessun effetto collaterale, però ho risultato favoloso. Credo che lo farò verso febbraio marzo, perché così mi dura tutta l'estate, così non uso la maschera. E se vi piace questo styling, se vi piace i miei trattamenti, mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità, e seguitemi su Instagram e Facebook. E sera, non vi ho fatto vedere il risultato finale dei capelli perché stamattina sono svegliata, sono andata a farmi la visita per quello che vi ho detto, per il volto, vedete che si vede, e mi ha detto di prendere un antinfiammatorio per 5 giorni in caso non si sgonfia e mi fanno fare la radiografia, chissà quanto me la faranno comunque. E nel frattempo mi ha chiamato mia amica, si è lasciata col fidanzato, allora niente, non ho avuto proprio tempo per farmi i capelli, allora sono dovuta prendere, andare a prenderla, siamo andate al mare per cambiare un po' aria, e quindi non ho separato i capelli, non ho fatto nulla. Adesso prima di tutto li metto il latte di cocco per dargli un po' di tocco, di idratazione. Questo non latte di cocco, è burro di cocco, liquido di cocco, non lo so, questo qua l'ho preso da Axiom, che non ha sapore né odore,
Però non diventa burroso, non diventa solido, rimane liquido. Per me va bene. Vediamo d'inverno perché comunque adesso fa ancora caldo qua. Separo anche i capelli, anche senza separarli, sinceramente non li separo. No, non li separo perché domani li separerò domani. Ma vi voglio far vedere, guardate che belli che sono. Lascia un risultato favoloso, la maschera all'avena è veramente una tocca sana per i capelli che non potete immaginare. Come vedete, senza separarli, vabbè, il volume quello lì lo creiamo con il pettine africano, ma vedete la definizione dei ricci, la morbidezza dei ricci. Sono veramente, veramente, veramente molto 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 morbidi, li sento proprio belli morbidi. Bella gente, se vi è piaciuto questo video vi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità, così sostenete i video che faccio e quindi vi mando un grandissimo bacio e buona domenica a tutti. Faccio vedere, ho appena finito di farmi le unghie, mi piacciono da morire. Comunque vi voglio un mondo di bene, alla prossima.